Buonasera, benvenuti e benvenute alla seconda edizione del TG6. È stata sciolta la prognosi riservata e i medici del Santo Spirito hanno giudicato guaribile in 60 giorni Elfriede Guzman, il 23enne vittima di una sparatoria domenica scorsa in centro Pescara, che tra l'altro in serata all'ospedale ha ricevuto la visita di esponenti della politica regionale e cittadina, tra cui il governatore Marco Marsiglio. Intanto Pecorale, colui che avrebbe sparato, resta in carcere a Pesaro. Jelfry Guzman sarà guarito in 60 giorni e questa è la buona notizia che arriva dall'ospedale Santo Spirito di Pescara, dove medici hanno sciolto la prognosi riservata del 23enne. Il giovane lavoratore, ferito da 5 colpi di pistola e reduce da 3 interventi chirurgici, è stato spostato dal reparto di rianimazione a quello di neurochirurgia. È stabile e cosciente, ma il percorso riabilitativo sarà lungo e nei prossimi giorni sarà chiarito il quadro neurologico. Da un letto d'ospedale e con la sua mamma seduta accanto, il ragazzo risponde: "Ci vediamo presto" ai tanti messaggi di solidarietà che in questi giorni sono giunti dall'intera comunità pescarese e non solo. Al momento Jelfry, a causa delle sue condizioni di salute, non è ancora stato ascoltato dagli inquirenti. Intanto Federico Pecorale, immortalato mentre spara dalle telecamere di videosorveglianza del locale, resta in cella a Pesaro. Il giudice per le indagini preliminari, che ha deciso per incompetenza territoriale il trasferimento degli atti a Pescara, ha convalidato la misura cautelare della custodia in carcere, giustificata dal pericolo di reiterazione del reato. Il grave fatto di sangue è maturato in un contesto totalmente eccentrico rispetto alla sequenza degli avvenimenti e quanto messo nero su bianco dal GIP. E accresce l'allarme sociale il fatto che Pecorale, privo di autorizzazioni, girasse armato e pronto a sparare. Il 29enne di Montesilvano, ma da anni residente in Svizzera, si è rifiutato di rispondere alle domande del giudice e il suo legale ha chiesto la Questo mi perizia dice psichiatrica. Dovrà rispondere di tentato era omicidio presente, e quindi porto non era. abusivo d'armi. La Beretta 635 infatti era illegalmente detenuta e ora si sta indagando su come possa essersela procurata e perché girasse con quella piccola pistola carica in tasca. La sparatoria ha riacceso le polemiche sulla questione sicurezza in città, con uno scambio di accuse tra gli schieramenti politici. Alcuni episodi non possono essere impediti, ma il sistema di sicurezza ha funzionato perfettamente, ha dichiarato il sindaco Masci. A Pescara la sicurezza funziona e ha funzionato bene, grazie alla Polizia di Stato e quindi alla squadra mobile che ha individuato il colpevole, lo ha seguito con un'attività di intelligence eccezionale e ha assicurato alla giustizia il colpevole, ma anche grazie a un sistema di sicurezza di questa città che funziona, che ha funzionato perfettamente, questo sistema di telecamere intelligenti che abbiamo inserito l'anno scorso e che ha funzionato. Questa è stata la prova del 9, credo. Durante la fuga, organizzata secondo il giudice con fermezza, Pecorale aveva pattuito 1.500 euro col tassista per farsi riportare in Svizzera, dove percepisce 1.500 franchi di invalidità civile riconosciuta a seguito di un incidente in moto nel 2010 a Montesilvano. La fuga però è stata interrotta dalle forze dell'ordine nei pressi di Pesaro. Traffico di sostanze stupefacenti stroncato a Chieti dalla polizia, custodia cautelare e domiciliari per il principale indagato e per il suo pusher, un cittadino residente a Pescara. Selene Secondi. Un'operazione antidroga condotta dagli investigatori della quarta sezione narcotici della mobile di Chieti ha portato a smantellare una fitta rete di spaccio di stupefacenti in città. 2 anni dall'inizio delle indagini della squadra mobile coordinate dalla Procura della Repubblica hanno consentito di individuare in Pierluigi Bellia e Stefano Del Grosso i capi della fitta rete di spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo teatino. Hashish, marijuana e cocaina che veniva spacciata in pieno centro. L'attività investigativa ha portato al sequestro di 6 kg e mezzo di hashish e marijuana, oltre a 120 grammi di cocaina e a denaro provente di attività di spaccio. Ad alimentare la rete di distribuzione in centro a Chieti era un cittadino bulgaro, uomo affidato del duo. Sarebbe lui il punto di riferimento per i giovanissimi acquirenti che si rifornivano presso il suo quartier generale nei giardini pubblici del centro. Bellia si riforniva a sua volta da un 38enne albanese residente a Pescara.
Pescara, con il quale era legato da un consolidato rapporto d'affari, da come emerge dai riscontri investigativi e dalle cessioni documentate. Un'operazione di polizia giudiziaria che, se da un lato blocca lo spaccio, dall'altro porta a galla un evidente disagio dei giovanissimi, che si traduce in un fenomeno che deve destare allarme. Soddisfazione e riconoscenza per il lungo lavoro di intercettazioni e appostamenti è stata espressa dal questore Annino Gargano, che racconta come i cittadini in passato gli avessero manifestato per strada e più volte preoccupazione per episodi di spaccio che si sarebbero svolti in pieno giorno e senza nemmeno celare la cessione delle sostanze. E ora il bollettino Covid. Sono 2.032 nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Del totale 1.597 sono stati identificati attraverso il test antigenico rapido. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra i molecolari e gli antigenici, è pari al 14,6%. Quattro i decessi, il bilancio delle vittime dall'inizio dell'emergenza sale a 3.149. Pressoché invariati invece i ricoveri complessivi, ma aumentano ancora quelli in terapia intensiva. I nuovi positivi hanno età compresa tra 2 mesi e 102 anni e gli attualmente positivi nella nostra regione sono 45.589, 562 in più rispetto a ieri. Di questi 310 pazienti, 3 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica e 14, uno in più, sono quelli in terapia intensiva. Mentre gli altri 45.265 positivi accertati, 564 in più rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare. I guariti delle ultime ore sono 1.465, i quattro decessi riguardano pazienti di età compresa tra 71 e 94 anni, uno in provincia dell'Aquila e tre nel Pescarese. Dei casi odierni, 299 fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 696 a quella di Chieti, 492 al Pescarese, 449 al Teramano, mentre 28 dei contagiati provengono da fuori regione e per altri 67 sono attualmente in corso verifiche per accertarne la provenienza. E dopo la crisi legata alla pandemia, l'imprenditoria femminile vuole ripartire. Presso la Camera di Commercio di Chieti e Pescara quest'oggi sono state illustrate le nuove linee programmatiche per il 2022. Stefano Recanati. L'imprenditoria femminile ha subito una forte battuta d'arresto a causa della pandemia, facendo salire sempre di più il divario tra donne senza figli che lavorano e donne con figli rimaste a casa. Una situazione ancora più accentuata in un territorio come quelle delle province di Chieti e Pescara, in cui il capoluogo teatino si riconferma terza provincia d'Italia con il maggior numero di imprese rosa. Al 31 dicembre 2021 le imprese femminili registrate presso la Camera di Commercio di Chieti e Pescara superano le 21.800 unità, pari al 56,7% delle imprese femminili abruzzesi e al 26,3% del totale imprese provinciali. Chieti è la prima realtà regionale per numero di imprese femminili, seguita da Teramo, poi quella di Pescara e infine quella dell'Aquila. Rispetto al 2020 il tessuto imprenditoriale aumenta del più 0,3%, pur essendosi contratto dello 0,6% rispetto al 2019. È un anno complicatissimo, sappiamo tutti, no? Inflazione, guerra, post-pandemia, che poi tanto post non è nemmeno, e quindi i problemi sono tanti e cerchiamo, come ho detto poc'anzi, di sfruttare al meglio e al massimo questo benedetto PNRR e quindi, come per la ZES, cercheremo di dare degli sportelli collaborativi, esplicativi, informativi a tutte le imprese che vogliono iniziare un'attività o a quelle che ce l'hanno già. Tra PNRR e Fondo Impresa Donna, le risorse destinate all'imprenditorialità femminile sono in aumento. Per questo è stato approvato un programma che faccia leva su credito e formazione. Sì, ecco, è un passaggio culturale molto importante questo, cioè stravolgere un po' quelli che sono quei processi atavici che ancora ci portiamo dietro, di diversità, di supremazia, di cambio. No, è un concetto che deve passare di vita. Non esiste una differenza tra i sessi, non esiste una differenza di capacità imprenditoriale, perché non tutti possono fare impresa. Ma chi può fare impresa deve avere le competenze giuste e quindi noi dobbiamo aiutare queste imprese, questo è il nostro compito, a ben strutturarsi, a dirigersi verso attività competitive, corrette, al passo con i tempi, e questo è anche il compito del Comitato per l'Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio.
La Fiera dell'Agricoltura di Teramo è giunta alla 31ª edizione, quest'anno si svolgerà dal 22 al 25 di aprile nell'area verde del Parco Fluviale e non più a Piano d'Accio. Tania Bonici Castelli. Si attendono almeno 50.000 visitatori alla 31ª Fiera dell'Agricoltura di Teramo, che si svolgerà dal 22 al 25 aprile prossimi in città. Sì, è proprio questa la novità più importante dell'edizione 2022. Il luogo che accoglierà gli espositori non sarà più il piazzale dello stadio a Piano d'Accio, ma l'area del Parco Fluviale Cittadino, una zona verde facilmente raggiungibile a piedi per chi risiede in città e provvista di 1.600 posti auto negli adiacenti parcheggi San Gabriele e San Francesco. Un nuovo luogo per fare la Fiera dell'Agricoltura, come mai questa scelta? Perché lo avviciniamo la fiera alla città di Teramo e quindi ci sono delle ricadute dirette sul tessuto economico della città di Teramo. E poi perché questo ambiente, la location proprio del Parco Fluviale, è certamente adatta proprio ai temi dell'agricoltura e della sostenibilità. Infatti sarà una Fiera dell'Agricoltura proprio completamente dedicata ai temi della sostenibilità. Oltre alla fattoria degli animali, ai mercatini contadini, all'esposizione di mezzi agricoli, la Fiera dell'Agricoltura ospiterà anche un'area istituzionale dove dibattere temi scientifici legati al settore. Torniamo all'antico perché come una volta cerchiamo di capire quali sono le esigenze della società civile e tiriamo fuori le cose dai nostri cassetti di laboratorio e le portiamo qui a condividere con la gente. Quest'anno abbiamo scelto degli argomenti che sono abbastanza attuali. Il primo riguarda il problema delle microplastiche, che sapete quanto possa essere attualmente un'ipotesi di disastro ambientale. Poi parteciperemo a questo bel convegno che ci sarà qualche giorno dopo e qui parleremo di api, quindi l'importanza delle api nella filiera ambientale. 4 giorni di esposizione ma anche di progettualità. La Fiera dell'Agricoltura di Teramo, promossa dal Comune, punta su una forte sinergia tra gli enti istituzionali più importanti del territorio, come la Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia, la Provincia e il BIM. Sarà l'occasione dunque, come annuncia il Sindaco Gianguido D'Alberto, di presentare alla città anche i futuri progetti urbanistici di riqualificazione del capoluogo. La scelta di tornare al Parco Fluviale non è legata solo alla bellezza del luogo, sempre più curato, ma è anche un segnale importante finalizzato a riportare in centro, in città, le iniziative nevralgiche per la crescita del nostro territorio e quindi occasione importante anche per presentare due progetti su cui stiamo investendo molto: il progetto di recupero del Parco Fluviale, di riqualificazione complessiva che partirà a breve con il primo lotto proprio in questa zona e poi, parlando di agricoltura, anche il progetto del mercato coperto che è stato inserito tra i fondi del PNRR e che ovviamente nel corso di quest'anno vedrà l'apertura del cantiere. La Camera di Commercio Chieti Pescara, consapevole delle opportunità offerte dalla ZES, la zona economica speciale, ha deciso di accogliere l'esigenza del commissario inaugurando questa mattina a Pescara uno sportello informativo sul territorio, facilmente accessibile a portata di impresa. Vediamo. Grazie. Vai, vai. Evviva, grazie. Commissario, un'opportunità fondamentale per tutto il territorio della Regione Abruzzo con questo sportello. Guardi, sicuramente è tutto il territorio, ma sicuramente Pescara Chieti in particolare, ma tenga presente che io sto girando l'Abruzzo e dovunque riesco cerco di creare le condizioni per incontri diretti, perché capisco che gli incontri diretti fanno la differenza. Lei sta girando tutto l'Abruzzo e allora quali sono le prime sentimenti nel nuovo anno e in questo momento anche storico difficile? Sì, diciamo che il momento storico, per fortuna, alcune realtà vogliono continuare a investire e non parliamo solo di piccole imprese che magari vogliono razionalizzare la loro attività, ma penso anche a grosse imprese con cui abbiamo avuto per fortuna contatti in vari territori abruzzesi. Ovviamente sto parlando delle aree ZES che sono Teramo, provincia di Teramo, provincia dell'Aquila, provincia di Pescara e provincia di Chieti. Comuni ZES significa che le aree industriali di quei comuni hanno i benefici fiscali nell'ambito della dimensione di questo beneficio fiscale. La zona ZES è aperta a tutte le imprese.
micro e grandi. Ognuna ha le sue richieste, le sue specificità, e questo è un po' il nostro obiettivo a cui vogliamo tendere. Dare in un momento di crisi grande di ripartenza, che è diventato un momento di crisi, di stop alla crescita e degli investimenti, come noi abbiamo visto nel 2021, molto positiva. Quello che però adesso ci preoccupa è cercare di dare, insieme a queste informazioni, anche servizi aggiuntivi. Presidente Strever, aprire e inaugurare uno sportello visibile che si tocca con mano è un'ulteriore opportunità che si dà al territorio. Lo spirito è quello di lavorare a stretto contatto con il commissario e dargli la possibilità, visto che in questo periodo aveva una sede più vari posti, gli abbiamo dato un posto tranquillo qui al piano terra della Camera di Commercio, così un punto di riferimento certo per le imprese abruzzesi che vogliono avere un confronto direttamente con il commissario e con la sua struttura. Andiamo avanti col nostro giornale. Continuano le attività di solidarietà da parte della Guardia di Finanza promosse dal Comando Generale. Oggi al porto di Pescara, spettacolo per i bambini più sfortunati della città e per quelli che sono arrivati fuggendo dalla guerra in Ucraina. Un momento di serenità in nome della fratellanza, quello regalato quest'oggi dalla Guardia di Finanza di Pescara ai bambini del quartiere di Rancitelli e dell'Ucraina. I bambini hanno avuto la possibilità di fare una visita guidata presso gli ormeggi della stazione navale, dove ad aspettarli vi erano baschi verdi, cinofili, sommozzatori e piloti aeronavali. La necessità di manifestare la solidarietà a queste persone è un punto fondamentale che il corpo tiene ben presente e vuole essere assolutamente vicino a queste persone, manifestare la nostra vicinanza e dare il segno di una buona Pasqua a queste persone che sono sicuramente in parte lontane dalle proprie famiglie e hanno la necessità di serenità. Il nostro intento è proprio questo, di regalare una giornata dove i bambini possano sentirsi accolti dal personale in uniforme, dal sentirsi coccolati in questo momento e dare un segno di pace a queste persone. Dalla foschia mattutina e per la curiosità di piccini e non solo, ecco sbucare Leonardo a W139, l'elicottero che si vede senza essere visti. Allora tutti con gli occhi all'insù, agitando le mani e sperare in un futuro migliore. Opere d'arte che riproducono la processione del Venerdì Santo a Chieti, in mostra al Liceo Giambattista Vico 10, i manufatti che rappresentano per l'appunto i simulacri della processione a cura dell'artista Giuseppe Di Iorio. Saranno esposte fino a sabato santo le 10 stazioni della processione del Venerdì Santo realizzate in canna, un materiale umile ma di grande durata. Certamente sì, un materiale facilmente reperibile. Naturalmente io nel corso degli anni ho sviluppato una strategia, anzi una tecnica per lavorare questo materiale. Ho prodotto anche dei piccoli attrezzi per poterla lavorare e questo lavoro mi è costato 10 anni di impegno continuo. 10 anni di lavoro per un risultato eccellente, perché sono dei piccoli capolavori veramente, rappresentano proprio i vari passaggi della processione del Venerdì Santo che ci apprestiamo a vedere. Queste opere sono realistiche, io non ho avuto bisogno di prendere fotografie, misure o altro, perché per me il metro può essere un qualunque parte di questo bozzetto, da lì parto per poi realizzare l'opera finita. Un'altra curiosità è quella di vedere in memoria già l'opera finita prima che io la iniziassi. Adesso l'unica cosa che lei spera è avere una sede per una mostra permanente. Certamente sì, perché queste opere non possono rimanere solo per il periodo della Settimana Santa, ma io penserei di fare una mostra itinerante per far conoscere la processione di Chieti dal momento che l'istituzione comunale ha avviato l'iter per il riconoscimento da parte dell'UNESCO. E ora lo sport col calcio di Serie C. Questa sera alle 21 il Pescara sarà di scena al Marcello Melani, dove sfiderà la Pistoiese.
obiettivo quello di vincere, sperare nei passi falsi di Cesena ed Entella per centrare il terzo posto in classifica. E intanto il tecnico Zauri medita di far tornare al 3-4-3, tanto caro al suo predecessore Auteri. Sarà indisponibile anche Delle Monache, KO in Under 17, oltre a Derisio, Zappella e Chiarella. Andrea Costantini. Penultimo turno di Serie C questa sera alle ore 21, gare decisive per tutti i fronti e dunque anche per la definizione della griglia playoff. Spareggi che il Pescara potrebbe iniziare già domenica 1 maggio se fosse confermato l'attuale quinto posto, oppure col secondo turno del 4 maggio in caso di quarto posto, o addirittura col terzo turno dell'8 maggio, gara d'andata, in caso di piazzamento al terzo posto. Questi gli scenari potenziali e i 90 minuti di stasera diranno tantissimo. Con l'Entella quarta, un punto avanti, e il Cesena terzo, due punti avanti. Per il Pescara pochi conti da fare, serve soltanto la vittoria e poi attendere buone notizie dagli altri campi, con l'Entella impegnata sul campo della Reggiana e il Cesena che riceve in casa la Carrarese. Tenendo presente che in un arrivo a tre a pari punti, il Pescara sarebbe ultimo nella classifica avulsa, che vedrebbe meglio il Cesena e poi l'Entella, e che in un arrivo a pari punti con una tra Cesena ed Entella, essendo lo scontro diretto in parità, il Delfino è in svantaggio per la differenza reti. Uno svantaggio incolmabile con l'Entella, più 22 a più 13, colmabile col Cesena in caso di almeno una vittoria molto larga con Pistoiese o Imolese, più 16 a più 13. Il tecnico Luciano Zauri intanto medita di cambiare la squadra per questa sera e potrebbe tornare in auge il 3-4-3 di stampo auteriano, un po' per le non perfette condizioni dei quattro centrocampisti a disposizione, Derisio è squalificato, un po' perché il Pescara se la vedrà con una squadra che col cambio dell'allenatore e l'avvento di Alessandrini ha sposato un modulo coi tre centrali di difesa. Detto di Cancellotti e Frascatore, che saranno gli esterni di fascia, di Drudi e Ingrosso, che giocheranno al centro della difesa, Pontisso e Pompei in mediana, resta poi la scelta se inserire un difensore in più come Gherardi al posto di un centrocampista Diambò, davanti Clemenza, Ferrari e Dursi. Nella Pistoiese Alessandrini confermerà l'11 delle ultime due giornate con una sola forzata novità: fuori lo squalificato Vano, Di Massimo favorito su Pinzauti per comporre una coppia di potenti contropiedisti con l'ex Miloš Bočić. Fondamentale non concedere campo e ripartenze ad una Pistoiese che avrà davanti giocatori di gamba. Queste le parole nel prepartita del tecnico di casa. Ma è da tanto che stiamo avendo questi approcci mentali, fisici, tecnici, perciò stiamo cercando di alternare giorni in cui si è più impegnati ad altri giorni con un po' più di leggerezza, cercando di arrivare a queste difficili partite, perché per noi sono tutte importantissime allo stesso tempo difficili. Dobbiamo essere propositivi, dobbiamo essere bravi a giocare come sappiamo, con quell'intensità, quella velocità di gioco. Se riusciamo in questo, probabilmente riusciremo a interpretare la partita nelle migliori condizioni possibili. Penso che i punti bisogna saperseli conquistare e meritare sul campo, perché nessuno, abbiamo visto fino ad ora, concede o regala. Stasera in campo anche il Teramo ad Ancona contro i Dorici di Gianluca Colavitto. Penultimo impegno per il Diavolo, che è uscito da una situazione difficile di classifica qualche settimana fa, ora può sognare un finale di annata potendo giocare senza troppe pressioni, sperando in un piazzamento playoff. Intanto il nostro obiettivo di squadra non l'abbiamo raggiunto e ci mancano ancora 3 punti, perché tanto ormai lo sapete, è chiaro. E quindi ci mancano 3 punti. Poi dobbiamo chiudere il discorso salvezza, che è l'obiettivo societario di quando abbiamo iniziato la nostra stagione. E poi, una volta fatto questo, è chiaro che ce ne porremmo un altro, che deve avere il sapore dell'impresa, deve avere il sapore del, tra virgolette, miracolo sportivo, perché poi i miracoli sono altri. Però ci vogliamo provare con tutte le nostre forze, e quindi io non posso pensare che a 15 giorni dal termine del campionato regolare qualcuno possa abbassare la tensione.
perché sennò vorrebbe dire che non, dal punto di vista professionale mancheremmo in qualcosa. La mentalità ormai penso sia assimilata, è chiaro che veniamo da un momento positivo, i ragazzi meritano soddisfazioni, meritano gli elogi che hanno avuto in queste settimane perché sono stati straordinari a venire fuori da una situazione complicata, perché prima della partita di fermo potevamo andare anche in paura e invece abbiamo reagito con forza, e quindi ora questi sforzi a 15 giorni dalla fine devono avere un senso, perché mancano due partite e queste due partite vanno giocate con il coltello tra i denti, con tutte le nostre forze, a costo di finire stremati sul campo ma senza rimpianti. Io ho grande rispetto di quell'ambiente, ho grande rispetto di quella squadra e di quei calciatori, perché so con quanta meticolosità preparano le partite e poi so come riescono a farti male se giochi male tecnicamente e so come riescono a venirti addosso in pressing perché sono aggressivi e intensi. Quindi è una partita ricca di insidie e mi auguro che noi riusciamo a fare veramente una partita super, perché solamente così secondo me riusciremo a venirne a campo. Partite che potrete seguire a partire dalle 20 su TV6 con Abruzzo del Pallone. L'informazione invece al momento si ferma qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.